Vuoi sapere se il tuo intestino è felice o non è felice? Non serve stare delle ore seduti in bagno. Guarda questo video e soprattutto metti in pratica i miei consigli. Allora sarai certo che sarà felice. Oggi voglio darvi tre consigli per un intestino sano. Avere un intestino sano è una condizione fondamentale per la salute, ma per molti è solo un sogno perché l'alimentazione di oggi, la fretta nel mangiare, lo stress creano molti disturbi all'intestino. Infatti un po' tutti soffriamo di gonfiore, pancia tesa, difficoltà a liberare l'intestino. Ecco quindi tre strategie semplici e risolutive per evitare di subire questi disagi. Per prima cosa dovete sapere che l'intestino è diviso in due parti. La prima parte è il tenue e serve ad assimilare i nutrienti del cibo con i suoi piccoli villi che assorbono le sostanze e le immettono nel circolo dell'organismo. La seconda parte è il colon che serve a compattare ed eliminare le scorie verso l'esterno. La parte che genera disturbi è il colon perché è quella che si gonfia, si blocca, si intasa, si infiamma e genera dolori. Inoltre è correlata al sistema nervoso e quindi subisce lo stress e genera stress. Siccome ogni giorno introduciamo cibo nell'organismo e il cibo arriva all'intestino, ogni giorno dovremmo fare in modo che l'intestino si liberi delle scorie, evacuandole. Se sentiamo disagio nell'intestino perché non funziona bene, è arrivato il momento di applicare queste tre strategie che faranno sentire la differenza. 1. Trova gli alimenti che lo disturbano. Di solito sono i latticini, il lievito, il glutine, gli zuccheri. Fai così, segui una dieta per 3 giorni in cui elimini uno di questi alimenti, per esempio i latticini, e vedi come stai. Poi per 3 giorni introduci i latticini ed elimini per esempio il glutine e vedi come stai. E così a rotazione, ogni 3 giorni elimini un alimento sospetto e potrai capire quali alimenti ti danno fastidio. Così potrai eliminare per sempre una delle cause principali dei tuoi disturbi intestinali. 2. Ora che hai trovato la giusta alimentazione per te, fai in modo di eliminare bene le scorie ogni giorno. Per ottenere un'evacuazione regolare devi bere molta acqua naturale a temperatura ambiente, soprattutto lontano dai pasti per evitare il gonfiore. Aggiungi crusca di avena in qualche modo alla tua colazione. E fai in modo di consumare un cucchiaio di semi di lino e 2 cucchiai di olio di sesamo nei tuoi pasti ogni giorno. Così l'intestino eliminerà meglio le scorie e sarà più libero. 3. A questo punto dai energia al tuo intestino. Assumi dei probiotici al mattino prima di colazione per ripopolare la flora batterica, ma non solo. Per fare la differenza, assumi degli enzimi che all'inizio favoriscono la digestione, ma poi continuano la loro azione nell'intestino e danno forza alla flora batterica, riducono il gonfiore e attivano la salute di tutto il colon. Prendi 2 capsule di enzimi prima di pranzo. Segui questa cura naturale ogni giorno per 2 mesi, poi fai una pausa di 2 mesi. Poi riprendi per altri 2 mesi e poi smetti pure, ma se senti che il tuo intestino ha bisogno di aiuto, saprai cosa fare. Quindi mangia bene, elimina bene e assumi i giusti aiuti naturali. Ricorda che, come dicevano gli antichi, l'intestino è il motore del corpo e anche il secondo cervello. Se vuoi stare bene, sentirti sereno, avere energia e anche una bella pelle, abbi cura del tuo intestino con questi 3 passaggi, naturalmente. Hai trovato questo video interessante? Allora clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici, lascia le tue domande o commenti o curiosità qui sotto e se vuoi altri consigli semplici che funzionano subito, iscriviti al canale. Alla prossima!